Bentrovati alla ventesima puntata di Pillole hashtag Ballarò. In Italia succede anche questo. Nel 1957, con la legge numero 33, fu istituito in Italia il CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, organo di rilievo costituzionale che si occupa di legislazione economica e sociale. Di tale consiglio fanno parte 65 membri e le sue funzioni sono quelle di esprimere pareri e promuovere iniziative legislative solo su richiesta del governo, delle Camere o delle Regioni. Sebbene il Consiglio dell'Economia e del Lavoro sia stato già abolito dalla riforma Boschi, i funzionari non solo continuano a percepire lauti stipendi pur non avendo più nessun compito da espletare, ma si concedono anche un bonus da 16.000 euro. Pur comprendendo l'egoismo che caratterizza il genere umano, come si può tollerare di continuare a mantenere gente che di fatto non fa nulla? Eppure l'attuale presidente, intervistato sulla correttezza del provvedimento, ha trovato la spudoratezza per sostenere che il succitato bonus, che chiama premio di risultato, fosse meritato. Ma di quale risultato stiamo parlando, visto che questi 65 fruitori di stipendio sono nullafacenti? È vergognoso che nel nostro paese chi lavora non debba poter vivere dignitosamente e chi non fa nulla sia autorizzato a percepire stipendi che consentono di far vita da nababbo. Ma in Italia purtroppo accade anche questo. Grazie, alla prossima puntata.